Salve, voglio esaminare un altro aspetto problematico e contraddittorio dell'ipotesi nichilista del divenire. Come evidenzia Severino, gli essenti che ancora non esistono non possono essere intesi come ciò che invece in anticipo siano già predisposti e adeguati alla legge dell'essere, cioè alla legge ontologica che costituisce tutta la realtà, in base alla quale tutta la realtà è strutturata. Chiariamo di nuovo che, secondo Severino, esiste l'apparire infinito, la dimensione dove tutta la realtà, nel passato, presente e futuro, è simultanea, esiste da sempre e per sempre e appare tutta insieme. Invece l'apparire finito è la dimensione della nostra esperienza, dove le cose appaiono processualmente, appaiono e scompaiono. Ma il loro apparire e scomparire non è il loro provenire dal nulla e andare nel nulla, ma è il loro apparire in questo piano e il loro sparire da questo piano. Ma esse continuano, anzi da sempre esistono e appaiono, quindi anche il loro stesso apparire da sempre appare nell'apparire infinito. Ora, nelle posizioni che non coincidono con le tesi di Severino, dove non si prospetta esplicitamente l'apparire infinito, si deve dire che ciò che non esiste più nel nostro piano finito, il piano empirico, non esiste più da nessun'altra parte. E quindi il suo annullarsi è un annullamento ontologicamente posto. Perché non può sussistere l'essenza e l'identità di un ente che non esiste più da nessuna parte. Non esistendo più, anche l'essenza cessa di essere. Perché Severino mostra il fatto che poi l'essere non sia separabile dall'esistenza e si implichino a vicenda l'esistenza e l'essere. E l'essere che è innanzitutto. Scusate, l'esistere che è innanzitutto il manifestarsi e l'essere presente, l'apparire di un contenuto, non è qualcosa di contingente, ma è qualcosa di essenziale che riguarda l'ente stesso, quindi il contenuto che appare. Sia l'apparire che l'ente che appare sono entrambi essenti e non sono separabili. Non vi potrebbe essere un apparire astratto da qualunque contenuto e non potrebbe essere presente nessun contenuto senza anche il suo apparire, cioè l'avere consapevolezza e l'essere noto da parte sua, da parte dell'ente che appare. Ricordiamo la triplice struttura dell'apparire. Noi ci troviamo in una struttura immediata e originaria dove la consapevolezza dell'autocoscienza di ciò che appare chiude il cerchio, dove vi è l'apparire dell'apparire dell'apparire di ciò che si manifesta. Ogni apparire implica le altre forme dell'apparire, e in realtà è sempre la stessa coscienza che è cosciente di sé. Quindi l'ultimo apparire è anche il primo in realtà, che è cosciente di se stesso, che è consapevole del fatto di essere consapevole di quello che appare. Bene, ora, ciò che non esiste ancora nel piano finito è qualcosa che, non essendoci ancora, non può risultare anticipatamente posto come adeguato o che si adeguerà al mondo. Nelle prospettive che non coincidono con il pensiero di Severino, e che quindi non prospettano esplicitamente l'apparire infinito, quello che non esiste ancora è un nulla, e il nulla sfugge a ogni previsione. Perché se invece fosse prevedibile, sarebbe già un essente conforme alla struttura originaria. È proprio questo il problema. Solo ciò che è essere e che quindi esiste può essere conforme alla struttura originaria. Ciò che non è essere non è neanche previsto che possa esistere a un certo punto, perché significherebbe subentrare dal nulla. Ma a parte le contraddizioni eclatanti già esaminate da Emanuele Severino,
Voglio focalizzarmi su un'altra contraddizione rilevata da Severino che riguarda l'impossibilità di concepire un ente ancora non esistente come anticipatamente adeguato alle leggi dell'essere. E in particolare, rifacendoci alla questione della sintesi tra piano logico e fenomenologico. Cioè, un essente che ancora non c'è non può essere posto come qualcosa che sicuramente si adeguerà a quella sintesi necessaria tra piano logico e fenomenologico, cioè tra il piano dell'incontraddittorietà e il piano dell'evidenza dell'identità. Allora, il piano logico, come già spiegato, è il piano dell'incontraddittorietà, ovvero che sancisce l'inviolabilità dell'identità dell'essente, quindi il suo essere identico a sé e il suo differire da tutto ciò che esso non è. Il piano fenomenologico è il piano dell'evidenza dell'essere sé dell'ente, quindi del suo manifestarsi e del fatto che sia presente la sua stessa identità, che esso sia in relazione con la sua stessa identità. Ma questa struttura evidente può essere posta solo nella sintesi tra piano logico e fenomenologico, ovvero in un'unità strutturale nella quale nessuno dei due momenti viene prima, ma sono co-originari, il piano logico e quello fenomenologico. Quindi senza l'unione di questi due piani non vi sarebbe l'incontraddittorietà dell'essere. Senza il piano logico, per esempio, ciò che appare in modo evidente non potrebbe apparire in modo evidente, perché per apparire in modo evidente deve escludere di essere identico a ciò che esso non è. Ma questo è sancito dall'incontraddittorietà, dal piano logico, che quindi non può essere una struttura, un piano isolato da quello che appare. E se non apparisse il piano fenomenologico, non apparirebbe niente, non sarebbe nulla presente. Mancherebbe il contenuto di cui affermare l'incontraddittorietà. Ora, un essente che ancora non c'è, nell'interpretazione appunto nichilista che non prevede l'apparire infinito, sarebbe un essente che proviene dal nulla nel momento in cui subentra nel piano finito. Quindi un essente non ancora presente qui, che all'improvviso subentra, subentrerebbe dal nulla. E in quanto subentrante dal nulla, sarebbe una novità assoluta, un'esclusiva, qualcosa che risulterebbe essere un'incognita. Non sarebbe ovvio e certo che ciò che appare nell'originario e nell'immediato sia qualcosa di conforme al principio di non contraddizione se subentrasse dal nulla. Perché il nulla, non esistendo, è qualcosa che sfugge automaticamente a qualunque principio. Perché se invece fosse intercettabile anticipatamente la dimensione del non ancora esistente dalle leggi immutabili dell'essere, dall'inviolabilità del principio dell'opposizione universale, allora tale nulla sarebbe qualcosa, come rileva Severino, assieme agli essenti che esso accoglie, qualcosa in ascolto della legge immutabile dell'essere. E quindi non sarebbe un vero nulla, perché il vero nulla è totale negatività, non può essere in ascolto di nulla, non può anticipare niente, non può essere, di esso non si può avere nessuna anticipazione, proprio perché sarebbe assoluta imprevedibilità. Severino mostra anche che la scienza, che è la massima espressione del nichilismo da questo punto di vista, assieme alla tecnica, è consapevole di questa idea di base, ovvero l'episteme occidentale, come mostra Severino, è divenuta sempre più coerente con l'assunto di base del divenire come trasformazione. Per quello si è liberata degli immutabili, per quello si è ribellata alla metafisica tradizionale occidentale, che invece pretendeva di poter dimostrare la necessità dell'essere assoluto immutabile. Perché qualunque immutabile renderebbe impossibile il divenire,
il divenire come autentica trasformazione, l'incessante mutamento, non potrebbe essere reale se ci fosse nello sfondo di questo divenire un qualunque principio, verità o essere immutabile. Per quello gli dèi, il Dio delle varie religioni, ma anche solo il concetto di verità e di stabilità, dei concetti, eccetera, sono stati tutti contenuti di volta in volta, criticati e negati dal pensiero occidentale, che è divenuto sempre più coerente con le sue premesse nichilistiche. E la scienza, proprio perché è implicitamente consapevole del divenire, cioè del presupposto nichilistico del divenire, ha carattere ipotetico-probabilistico, cioè si pone come un sapere non incontrovertibile e addirittura con la meccanica quantistica si ritiene che la realtà stessa sia intrinsecamente indeterminata, che possa sfuggire alle leggi della logica. Tra l'altro non si parla in Severino di mere leggi della logica, qua si parla di leggi prelogiche, cioè l'opposizione universale non è semplicemente una legge del pensiero, ma è una costatazione semmai, ed è ontologica come verità, come struttura, prima di essere del pensiero. O meglio, è originaria rispetto al pensiero e appartiene alla struttura ontologica della realtà. Ora, quindi, la scienza con la meccanica quantistica è arrivata al culmine di questa idea. L'idea è che gli stati del mondo non siano anticipatamente determinabili, che di fatto tutto possa essere caotico, ma attenzione, tutto può essere imprevedibile, vuol dire che non vi sarebbe una causa determinata che da cui scaturiscono degli effetti. Pensare che l'universo e la realtà nelle sue fondamenta possano essere intrinsecamente indeterminati significa prospettare la possibilità che da una certa causa possano seguire a random, a caso, diversi effetti. Ma questo significa avere una posizione contraddittoria, cioè porre una contraddizione, perché da una causa non può scaturire a caso una qualunque forma di effetto. Deve scaturire l'effetto conseguente a quella causa. Ora, credere che il mondo nelle fondamenta possa essere indeterminato significa pensare che la causa dei fenomeni sia non razionale, non determinata. Ma come potrebbe una realtà fondamentalmente caotica e indeterminata manifestare un mondo fenomenico ordinato e indagabile persino dalla scienza? Come fo sarebbe possibile avere una qualunque regolarità fenomenica se la struttura fondamentale della realtà fosse veramente indeterminata? Non è possibile, non è possibile, non sarebbe possibile esperire nulla se noi ci trovassimo in una realtà fisica totalmente caotica e indeterminata nelle fondamenta. Anche il mondo macroscopico ne risentirebbe, perché il mondo macroscopico non è qualcosa di isolato dalla struttura fisica subatomica, ma è proprio l'insieme delle componenti subatomiche che costituirebbe tutta la realtà. Quindi attenzione a credere che vi sia, nel caso ci trovassimo nella realtà fisica, che vi sia una differenza ontologica, una separazione addirittura tra il piano macroscopico e quello subatomico. Come evidenzia Marco Biagini, per esempio, in realtà il piano macroscopico è un'approssimazione cognitiva all'interno del fisicalismo. L'unica realtà effettiva è il livello subatomico, cioè il livello reale fondamentale. Per cui anche se i paradossi quantistici si dice avvengano solo a livello subatomico, ma le ripercussioni di quei paradossi si avrebbero anche a livello poi macroscopico. Perché il rapporto di nessi, di causa ed effetti, partirebbe dal livello subatomico, cioè sarebbe il livello subatomico a determinare quello macroscopico, se fossimo in una struttura fisica
corrispondente all'interpretazione fisicalista dell'universo. E quindi, anche se non si manifesterebbero direttamente a livello macroscopico i paradossi, ma i paradossi quantistici produrrebbero degli effetti indiretti sul livello macroscopico, non rendendo possibile neanche la regolarità fenomenica. Cioè, se la base dei fenomeni a livello macroscopico fosse qualcosa che viola la causalità, il rapporto di causa ed effetto, se fosse un mondo dove la causa viene dopo l'effetto, se fosse un mondo nel quale ciò che deve accadere accade in base all'osservatore, allora senza osservatori tutto dovrebbe essere indeterminato. Ma l'universo, si presume nell'ipotesi fisicalista, esisterebbe prima della nascita degli individui umani. Quindi, come sarebbe possibile la presenza di una struttura dell'universo a livello astrofisico e astronomico senza degli osservatori che avrebbero determinato in modo preciso il funzionamento della realtà? Ma anche solo a livello subatomico, i fotoni, come sarebbero i fotoni che riguardano, che costituiscono i fasci di luce che provengono da altre galassie, come nell'esperimento di Wheeler, l'esperimento e il paradosso astronomico di Wheeler. Secondo tale paradosso, la gravità delle galassie deformerebbe il raggio di luce proveniente da altre galassie e lo costringerebbe a prendere una delle due direzioni rispetto alla curvatura della lente gravitazionale di una certa galassia. Ma se l'elettrone va a destra o a sinistra, sarebbe determinato a posteriori dall'osservazione che gli scienziati attuerebbero rispetto a quel tipo di fotone. Quindi retroattivamente andrebbero a modificare, a determinare quale percorso il fotone abbia compiuto. Il fotone che sarebbe posto come esistente miliardi d'anni prima la sua osservazione da parte degli scienziati. Se ci trovassimo in una realtà fisica fondata su una struttura subatomica così paradossale, sarebbe tutto impossibile, cioè ci troveremmo in una realtà contraddittoria dove gli effetti vengono prima delle cause, in questo caso. Ma attenzione, i paradossi quantistici, ho fatto già dei video a parte, sono risolti automaticamente, senza presupporre però che vi sia una realtà fisica oggettiva, temporale e spaziale, che preceda la coscienza nella quale il mondo sensibile si manifesta. Perché in tal caso, se il mondo fosse tutta una sorta di simulazione spirituale, coscienziale, ma non nel senso che non esista o nel senso che sia una specie di Matrix fatta da un computer o da alieni, no, no, in altro senso, simulazione in senso esistenziale. Poi mi spiegherò meglio in prossimi video. Allora anche i paradossi quantistici smettono di esistere. Comunque, perdonate questa digressione, poi ne parlerò molto meglio nei prossimi video. Ma tutto questo per far capire come la meccanica quantistica sia l'apoteosi, diciamo, di questa interpretazione nichilista del mondo e del divenire, e che sia coerente con l'interpretazione del divenire inteso nichilisticamente. Va bene, io vi ringrazio, spero di aver suscitato in voi ulteriore interesse per le questioni fondamentali trattate da Severino. Va da sé che per comprendere ancora meglio questo video è necessario guardare tutti gli altri dove ho spiegato l'ontologia di Severino. Stavo dimenticando di aggiungere che, ritornando alla questione della impossibilità di anticipare ciò che ancora non esiste, è contraddittoria l'ipotesi nichilista del divenire perché insinua la possibilità che un essente possa apparire senza essere conforme alla struttura originaria, senza essere conforme alla opposizione universale del positivo e del negativo, e che quindi non possa essere non incluso nella sintesi di piano logico e fenomenologico. Ecco quindi a maggior ragione perché è necessario che tutto sia eterno e che tutto esista già
prima e dopo il suo apparire nel piano finito, perché altrimenti si prospetterebbe la possibilità che nell'originario subentri a un certo punto un imprevisto essente che, sfuggendo ogni previsione possibile, possa non essere conforme a quella struttura e che quindi, manifestandosi come non conforme a quella struttura, risulti contraddittorio e, risultando contraddittorio, comporterebbe qualcosa di impossibile, renderebbe contraddittorio e impossibile lo stesso originario.